ci apprestiamo a vivere, che inizierà a fine marzo, sarà una stagione ricchissima di contenuti oltre che di novità. Prima di partire, naturalmente, permettetemi di presentare uno per uno i miei compagni di viaggio qui sul palco di Via Gallarate della sede milanese di Peugeot, partendo da una New Entry a tutti gli effetti, la responsabile comunicazione Peugeot Italia, Giulio Marchi d'Alberton. Buonasera Giulio. Buonasera a tutti. New Entry te, un po' meno la persona che ti siede alla tua destra, il 9 volte campione italiano, Paolo Andreucci. Ciao Paolo. Ciao, buonasera. È una prima anche per l'altro ospite, almeno in termini di presentazione, perché un anno fa è subentrato in qualche modo in corsa durante la stagione il direttore generale PSA Massimo Loserba. Buonasera direttore. Buonasera. E a proposito di novità, era un po' il nome più atteso alla vigilia, no? Perché molti se lo chiedevano chi sarebbe subentrato a Giuseppe Testa con il tricolore sul petto come pilota ufficiale del team Junior Peugeot per quel che riguarda la stagione 2017. Il nome era stato svelato qualche giorno fa, il volto, ecco, Marco Pollara. Buonasera Marco. Buonasera a tutti. Lui lo presentiamo, sì. Padrone di casa a tutti gli effetti, direttore comunicazione PSA, la prima stagione. Rally, col nuovo ruolo per Carlo Leoni. Ciao Carlo. Speriamo porti bene, buonasera a tutti. Porterà bene. Nel frattempo, prima di entrare nel vivo, perché naturalmente il Peugeot è la casa dello sport, la casa del motorsport, non solo per quel che riguarda i confini strettamente italiani, ma anche naturalmente internazionali, permettetemi a chi ci segue da casa, naturalmente, a chi è presente quest'oggi qui a Via Gallarate, di fare un salto indietro nel tempo, ritornare al 14 gennaio, spostarci di una manciata buona di chilometri, scendere in Argentina e farvi rivivere quello che è successo, perché Peugeot Mondo ha scritto davvero la storia in quella che è la gara per antonomasia, quello che è il rally più famoso del mondo. Naturalmente stiamo parlando di Dakar. Eccolo, in pochi minuti, quello che è successo in un podio tutto firmato, Leone Francese.